Alla fine si è imposto il Napoli 2-1 contro la mia Juve. Risultato a mio avviso molto bugiardo. Addirittura sentivo Pargigia dire: forse ci poteva stare il pari, forse ci poteva stare il pari. Forse. Già, personalmente, io penso che un pari sarebbe stato un risultato stretto per la Juve, figuriamoci la sconfitta, figuriamoci. Ma è colpa nostra, perché quando hai 5, 6 occasioni clamorose e non riesci a sfruttarle, la colpa è tua. Cioè, siamo riusciti a perdere contro una squadra che nel secondo tempo, fino al momento del rigore, non ci ha fatto un tiro in porta. Questa è la verità. Poi sì, grande possesso del Napoli, ma ragazzi, un possesso piuttosto sterile. Era un possesso per cercare di far correre un po' la Juve e farla stancare, questo era. Ma di occasioni, poco o nulla. Cioè, a me il Napoli non è piaciuto, ma non mi è piaciuto assolutamente. Vi dico proprio la verità. E la colpa è nostra, ripeto, la colpa è nostra, perché quando non riesci a sfruttare certe occasioni, la colpa è solo tua. Vlahovic, Cambiaso, Alcaraz, Rugani alla fine, sono tante tante occasioni, ma veramente tante, ma veramente tante. Non va bene, Alcaraz che una volta scivola e una volta si allunga il pallone, è perdere del tempo. Quanti gol si è mangiato oggi Dusan? E poi mi è piaciuto che è andato ai microfoni, ci ha messo la faccia e ha detto una sacrosanta verità: se tu vuoi stare alla Juve non puoi permetterti di sprecare quattro palle gol così, non puoi permettertelo, non puoi permettertelo. Ed è un peccato perché con le assenze che avevamo in mezzo al campo, ovvero Rabiot e McKennie, che comunque sono in questo momento i due giocatori più importanti che abbiamo a centrocampo, per motivi differenti, avevamo fatto una buonissima partita. Tra l'altro sentivo dire su DAZN che il centrocampo della Juve ieri aveva un'età media di 22 anni. Poi, quando Allegri addirittura ha tolto Miretti per mettere l'altro ragazzino della Next Gen, sì, probabilmente si è abbassata ancora perché Miretti 2003 e l'altro ha 18 anni, quindi a momenti andiamo a giocare con i pulcini, ragazzi, diciamocela tutta. Però l'amarezza dopo la partita è stata tanta, anche perché poi ci ha purgato ancora una volta Raspadori che non fa nulla. Praticamente per mezza stagione, poi contro la Juve, tac, la butta dentro. Però anche lì, ragazzi, lì bisogna essere più reattivi, più svegli. Io mi aspetto che verranno studiate delle contromosse da parte degli allenatori per rendere più difficile l'ingresso in area agli avversari. Ma sarebbe bastata anche una semplice ostruzione, cioè basta essere un po' più svegli. Chiesa lì ad esempio se l'è proprio dormita, anche Bremer e Alexandro potevano essere un po' più furbi, un po' più svegli, un po' più maliziosi, però ragazzi è una partita che onestamente mi fa rosicare, perché l'abbiamo giocata bene, poi anche la mossa sorpresa di mettere Ealing Junior invece che Kostic, secondo me ha pagato. Era partito molto bene, poi un po' si è un pochino spento, però a me il link tutto sommato è piaciuto, e io lo continuo a dire, per me ha grandi margini di miglioramento questo ragazzo, quindi col Kostic che abbiamo in questo momento, ovvero nullo, io lo cercherei di usare un po' di più. E veramente mi spiace perché poi quando vedi il palo colpito da Vlahovic, il colpo di testa su quel cross pennellato di Chiesa che esce fuori di poco, cioè ti viene veramente l'amarezza e non sai più che cosa dire, perché ragazzi, cioè, sembrava quelle partite di FIFA quando puoi fare 150 tiri, il tuo avversario te ne fa uno, lui ti fa gol e tu non segni mai, perché
mi ha dato proprio quella sensazione lì. Poi eravamo riusciti a trovare il gol con Chiesa, con il tiro forse più difficile tra tutti quelli che abbiamo sbagliato, e è un errore. Causa calcio di rigore, che pari e poi lasci tutti liberi così. Siamo proprio dei polli in certe occasioni, ragazzi, fatemelo dire. Tra l'altro a me onestamente mi era piaciuto più Ealing rispetto a Chiesa. Chiesa che lo trovo spesso e volentieri macchinoso, però poi trova questo gol e nel primo tempo appunto aveva messo quell'assist, quel cross pennellato per Vlahovic. Ragazzi, lo ripeto ancora una volta, è colpa nostra. Cioè, c'è poco da stalamenare all'asino, perché abbiamo preso un gol da Kvara, sì, ok, leggermente deviato, tutto quello che vogliamo, ma Szczęsny secondo me poteva fare comunque un po' meglio e abbiamo sprecato troppo. Però, per quanto ad esempio Lobotka abbia fatto una buonissima partita, a me Miretti è piaciuto. Cioè, comunque sia, il centrocampo ha fatto una buona partita e ci eravamo mossi bene. Però niente, non è bastato, non è bastato. Io vi giuro, no. Non so che dire, perché quando hai giocato delle partite che magari non erano tanto belle sul piano del gioco, le hai portate a casa, hai goduto, o perlomeno ho goduto. Poi una partita come quella di ieri, dove vai a Napoli, comunque domini, perché per me quello lì è stato un dominio, non me ne frega niente, possesso palla, ragazzi, contano le occasioni da gol. E torni a casa con 0 punti, onestamente rosico, rosico, rosico parecchio. Sono 3 punti importanti per il Napoli, perché si rilancia per la corsa Champions, ed è verissimo. Bisognerà vedere se riuscirà a trovare costanza, questo sì, costanza nei risultati. A mio avviso deve ingranellare una serie di risultati utili consecutivi, e non sarà facile, come non sarà facile per la mia Juve e giocare adesso il prossimo turno con l'Atalanta senza Dusan Vlahovic lì davanti, che si è fatta ammonire, era diffidato e scatta quindi la squalifica. Sarà tosta, certo, se riuscissimo a riproporre una prestazione come quella di oggi, potremmo veramente impensierire la dea. Però ragazzi, niente, è un periodo in cui andiamo a Napoli e non riusciamo a vincere. Prima o poi questo periodo finirà, ce ne faremo una ragione. Però io onestamente, a parte queste cose qui di essere più precisi, cioè ragazzi, non saprei cosa dire, perché l'atteggiamento comunque è stato quello giusto. Mi è indispettito solo il discorso del rigore e la mancata precisione. Cioè, io quando sento Alcaraz 50 milioni e poi dentro l'aria scivola mentre tira e si perde l'occasione, si allunga il pallone quando può tirare di prima e perde l'attimo, cioè divento matto quando sento quelle cifre lì. Poi è molto giovane, va benissimo, ha margini di miglioramento, è un giocatore interessante, ok, però ragazzi, veramente, se non fosse stata per l'età media di Alexandre Szczęsny, la maggior parte erano bambini in campo. Però io sono soddisfatto. Io della prestazione sono soddisfatto. Fatemi sapere la vostra. Scusate, sono cotto come una biscia, arrivo ora da lavoro e sono veramente cotto. Già la partita mi aveva abbastanza provato. Quindi mi raccomando, lasciate un like, commentate e fatemi sapere veramente quello che pensate di questa partita. L'amaro in bocca. Ho ancora l'amaro in bocca. Quando Szczęsny ha parato il rigore avevo goduto tantissimo, quando ho visto la squadra ributtarla dietro ho smesso di godere, ho sperato in più uomini dentro l'area, ma invece niente.
forte abbraccio. Scrivetevi ai canali di Fanny Dabbo.